Ah, la teoria di Max, quanto può essere vera? Ci sono persone e giocatori, e anche allenatori a questo punto, che vincono le finali, che vincono le coppe, e allenatori o giocatori che non vincono le coppe. Sta scritto su Wikipedia che Unai Emery ha vinto 3 Europa League col Siviglia. Sarri ha vinto. Emery ha perso. Io non so qual è la sua teoria legata ai cavalli all'Ippica che questa volta mi può smentire questo discorso. Non lo so, evidentemente mi sbaglierò io, ma Sarri, l'uomo che non vince l'Europa League mentre Emery le vince, gli allenatori di classe che vincono le coppe, non l'hanno vinta. L'ha vinta Sarri. E che ci vuoi fare? Allora, io vi metto qua questa notizia simpatica di OneFootball, non legata a un possibile arrivo di Sarri alla Juve, perché io ancora non ne voglio parlare. Io vorrei parlare della partita. Certo, l'ho vista perché volevo vedere questo Sarri, volevo vedere questa coppa. Volevo vedere se riuscisse a portarsela a casa. Era tra i favoriti perché diciamocela tutta, il Chelsea è una rosa non troppo superiore a quella dell'Arsenal, ma comunque formata da gente leggermente, secondo me, più avanti dell'Arsenal. Non si può sottovalutare l'Arsenal come rosa perché comunque ha fatto grandi cose quest'anno rispetto alle stagioni scorse. Non vincerà mai niente in Europa l'Arsenal, purtroppo, perché proprio da tradizione il Chelsea è una squadra più vincente a livello di blasone e di storia rispetto all'Arsenal. Giocatori come Kanté, Hazard non ce l'ha l'Arsenal, ma anche una Spilicueta, un David Luiz che hanno quelle esperienze in difesa, tu nell'Arsenal non li trovi in Monreale o Koscielny, Maitland Niles, insomma giocatorini così che l'Arsenal, che il Chelsea non ha. C'è piuttosto un Everson più interessante. OneFootball, primo link in descrizione, migliorate del calcio per scaricarla. Io non mi guardavo il prepartita su Sky, però ho visto un'immagine di Sarri con la giacca e cravatta, poi se l'è tolta, perché ovviamente hanno già pensato che con la giacca e cravatta potesse essere buono per la Juventus, perché molti ritengono Sarri 3 passi indietro rispetto ad Allegri, anche perché è un allenatore da tuta. No, magari un video sull'abbigliamento facciamolo, perché non pensavo che si potesse giudicare un allenatore in base al look, allo stile, al modo di porsi, ai vestiti, non so, al vestiario sembra quasi, cioè, proibito per un allenatore, no? Vabbè, discorsi che portati al vento. Io ripeto, non sono qua a parlarvi di un'ufficialità, di una preferenza, di una volontà mia di vedere questo allenatore al posto di quello, anche perché tecnicamente l'allenatore tu lo prendi la prossima settimana, se arriverà un annuncio, perché dovresti aspettare, come ha detto Paratici, ci crede le parole di Paratici, come direbbe Nainggolan, te fidi? No, non mi fido, però dice che deve aspettare le finali sono anche quelle di Champions League, ci sono Pochettino e Klopp, aspettiamo. Certo che io ho visto comunque nel web tanta diffidenza, tanta paura di prendere questo allenatore, di fare questi enormi passi indietro rispetto all'Allegri, che io comunque non vedo così evidenti da dire prendiamo uno scappato di casa, onestamente. Cioè, prendi un allenatore che comunque, oh, avrà vinto una coppina, va bene, è una coppina quella con l'Aza, va bene, anche noi potevamo vincere quella coppina in Europa lì quando c'era Conte in casa nostra contro il Benfica, ma non ci siamo riusciti. Poi non mi ricordo chi beccò il Benfica in finale, magari aiutatemi nei commenti. Poi avevo chiesto anche sul mio profilo Instagram, alessio_rufus, nelle storie, 2 giocatori che rubereste al Chelsea. Molti hanno detto Kanté. Kanté di certo non uno dei migliori del Chelsea in questa ultima stagione, perché alla fine non è stato uno di quegli elementi spiccanti da dire team of the season, no? Non è stato uno dei migliori del Chelsea, c'è stato sicuramente un Pedro, uomo da finali, c'è stato un Hazard sicuramente più continuo rispetto agli altri, una squadra che alla fine centra la qualificazione in Champions, non manderà 5 squadre inglesi in Champions il prossimo anno, ci andrà il Lione, grazie a questa storia del terzo posto, della quinta classificata nel ranking UEFA, quindi il Lione sarà nella Champions League del prossimo anno, insieme a Lille e al PSG. Il Chelsea non manda l'Arsenal in Champions, va in Champions per merito suo, posizionandosi davanti a questa squadra. Stagione direi buona, egregia, la prima in Europa, in Inghilterra. Per Sarri, un percorso pulito senza troppi problemi, favorito anche da un sorteggio abbastanza benevolo sempre durante la competizione del Chelsea, che non ha permesso alla squadra di Sarri di stancarsi. L'Arsenal, di certo, affrontando anche il Napoli, ha affrontato più difficoltà del Chelsea di tutto, insomma, il percorso fatto, perché il Chelsea, diciamo, ha avuto sempre quella fortuna dalla sua parte, però alla fine anche la Juventus nel 2015 ce l'ebbe in Champions League, poi alla resa dei conti comunque c'era il Barcellona, da lì non scappi, perché l'Arsenal, diciamo, c'era tutta, era la squadra che potesse la meritare, se la poteva meritare sta finale, oltre al Chelsea sì, l'Arsenal alla fine per quello fatto giustamente si è ritrovata qua, però alla fine l'uomo che non vince, ci sono uomini che vincono e uomini che non vincono, beh, Emery non vince la quarta Europa League e Sarri vince la prima.
Questo tanto per dire delle cose. Quindi io vi ho messo qua sta cosa di Pan Football. Poi non vi parlerò del fatto che Agnelli era Baku per Sarri. Questa è una stronzata perché Agnelli era per altri motivi a Baku legati alla UEFA. Quindi non c'entra assolutamente niente. Io vi dico che questa settimana, salvo ribaltoni clamorosi, non ci sarà un annuncio di un allenatore. Noi aspetteremo, guarderemo le finali. Quella di Champions non sarò a casa mia a vederla, quindi non so se vi porterò il video. Questa di Europa League ve la volevo fare. Certo, Sarri in questo momento è un nome molto bollente, anche per queste fake news che purtroppo riguardano il mondo del giornalismo, questi nomi accostati per queste scazzate. Alla fine Sarri è questo, volerlo o no, questo non sono di certo io, lo dirò quando lo prenderemo, quando non lo prenderemo, chi arriverà. Io di certo non sto qui a dirvi se lo vorrei o non vorrei. Certo, faccio molti collegamenti mentali, dire questo se dovesse venire davvero, allora quel giocatore lì l'ha già allenato, quello lo riporterebbe, quello lo valorizzerebbe. Certo, ci faccio dei collegamenti, ma non sto in video a dirli. Volevo analizzare questa finale e dire la teoria di Max Allegri, no? Gli uomini vincenti, gli uomini perdenti. Una grandissima stronzata, perché Messi alla fine il triplete doveva vincerlo quando ha parlato lui, poi il giorno dopo è uscito dalla Champions e non ha vinto neanche la Coppa di Spagna. Eppure il Valencia mi sembrava che ci avesse in Rodrigo uomo da vincere una Coppa, o con Dobbiamo, insomma, tanto per capire. Quindi insomma, quelle parole che ha detto trovano un po' il tempo, cioè lasciano il tempo che trovano, e quindi basta. Sarri, per molti sono tre passi indietro, per molti è un cavallo di Troia con l'immagine dello stemma del Napoli schioppato dentro le mura della Juve, pronti a fare un suicidio di massa degli juventini. Io non sono d'accordo a questa esagerazione. Molti reputano il look di Sarri non adatto per essere un allenatore, qui perché è in tuta. Questo sembra quasi un razzismo legato al vestiario. E niente, mi fa ridere tutto questo, però volevo comunicarlo con voi, visto che comunque un video ogni tanto va messo. Niente, mi ha fatto ridere il coso della giacca e cravatta, che era, sembra quasi un anello combaciante con la Juventus, ma mi viene da ridere. Se ne riparlerà più avanti, aspetteremo, siamo qua in un momento di attesa. Noi juventini ormai siamo qua che si legge il web aspettando notizie da Spazio Napoli o tuttoschifo.org. Non so, magari una notizia buona arriverà e ci faranno credere. Magari arriva l'annuncio ora, io vi sto a parlare mentre lo annunciano, e lascia come aveva fatto Mourinho l'Inter il Real Madrid. Via, vi saluto, bella. Sarri, voi lo vorreste o no? Domanda così, tanto per dire, anche se preferireste Pochettino o Guardiola, lo so, bella.